da professionisti con il mondo della fotografia che quest'anno adotta la fa da padrona. Grazie Simonetta, io ringrazio i membri della giunta regionale che sono presenti in toto, il presidente Bonaccini che manda i suoi saluti è dovuto assentarsi, spero, penso che possano tutti cogliere con meraviglia e stupore il bello che ci circonda, che molto spesso per chi risiede in un posto, per chi è abituato a frequentarlo, viene sottovalutato. Saluto e ringrazio l'organizzatore della mostra che vengono da tutta Italia. La fotografia, sono felice perché è uno di quegli aspetti dell'arte, della cultura su cui noi dobbiamo puntare. La fotografia è quel tassello che mancava, di questo vi ringrazio di cuore anche del contributo. Spero che questa esperienza, che è all'edizione zero, possa proseguire nei prossimi anni, perché nei prossimi giorni porterà una esplorazione che chi verrà qui, e sono tanti visitatori, potrà appunto degustare tutte le sue peculiarità, imparare cose nuove e vederle in un contesto dove magari non te le aspettavi fino ad oggi. Da quando sono assessore mi sono imbattuto in diverse cose che mi fanno dire che la regione potrebbe puntare sulla fotografia come uno dei punti di forza. Siccome abbiamo indicato per la nostra politica culturale la volontà dell'Emilia Romagna di competere con i grandi poli culturali, Milano e Roma in particolare, perché non vogliamo essere secondi a nessuno, poi arriveremo secondi, però intanto combattiamo per arrivare primi, direi che la fotografia comincia a essere, se riusciamo a mettere a sistema tutte queste realtà che nascono, può diventare uno dei punti su cui investire. Lo pensavo ieri, quando non sapevo nulla di Rossa, lo penso a maggior ragione oggi che vedo questa iniziativa.